Grazie. Si affitti. A ti appartenente quei punti, T appartenente a intervallo chiuso pi greco quarti, pi greco mezzi. Associa aperta tonda T virgola di logaritmo del seno di T. Ancora chiusa tonda appartenente a qua. Scusa, mi chiede la porta. Calcolare la lunghezza di F e le distanze. Calcolare la lunghezza di F. D'accordo? Ragazzi, che cosa è uguale? La curva di classe C1. Quindi come si calcola la lunghezza di una curva di classe C1? Integrale tra A e B della norma della derivata prima di Φ, quindi questa era uguale. Ecco, c'era una T, è uguale all'integrale tra pi greco quarti e pi greco mezzi della norma Φ' di T. D'accordo? Ci troviamo? Questo è uguale. Allora calcoliamoci chi ha la derivata prima, quindi l'integrale tra, ricopiamo l'integrale tra pi greco quarti e pi greco mezzi, norma, aperta tonda, scriviamoci il vettore fi primo, che fa la derivata di questo vettore. La derivata, la prima componente è 1. Quindi 1. La derivata del logaritmo di seno di t, una funzione composta. La derivata del logaritmo chi è? 1 fra? 1 fra il seno. Seno di t. La derivata del seno è il coseno. Per il coseno di t. Ci sono d'accordo? Questo qua, calcoliamoci questa norma uguale. Integrale tra pi greco quarti e pi greco mezzo. La norma, allora, è la radice quadrata del quadrato della prima componente più il quadrato della seconda componente. Il quadrato di 1 è 1 più cosen quadro su sen quadro, cosen quadro di t diviso sen quadro di t in dt. D'accordo? Ci proviamo? Che è uguale l'integrale tra pi greco mezzi, pi greco quarti, cioè questo rientro
sen quadro più, sen, più cosen quadro diviso sen quadro, quindi la radice di 1 fratto sen quadro, pronto? Sen quadro, più cosen quadro, fratto sen quadro. Quindi la radice di un quadrato è cosa uguale al modulo per, aspetta, la radice di 1 fratto sen quadro è cosa uguale al modulo di 1 sul sen, di 1 sul seno, ma chi varia tra, scusa, pi greco quarti e pi greco mezzi, il seno è positivo, quindi il modulo del seno è uguale al seno, quindi questo è uguale all'integrale tra pi greco mezzi, pi greco quarti e pi greco mezzi di 1 1 diviso il seno di t in dt. Mi trovate? Possiamo fare questa integrale, ricordate? Con la trasformazione possiamo trasformare questa integrale nell'integrale di una funzione razionale. Qual è la trasformazione a tangente? Scriviamo tangente di t mezzi uguale a x, quindi viene t mezzi uguale al cotangente di x, quindi t uguale due volte al cotangente di x, quindi dt più x quadro di x. Vediamo come si trasforma il seno. Siamo seno di t. Seno di t lo posso scrivere come il seno di due volte t mezzi. Seno di 2 t mezzi. Che è uguale, applico le formule di duplicazione, uguale a due volte seno di t mezzi coseno di t mezzi. Posso leggere questa quantità come se fosse sotto, fosse diviso per 1, d'accordo? Quindi al posto di 1 sotto ci vado a mettere coseno quadro di t mezzi più seno quadro di t mezzi, quindi questo è uguale, dici in questo. Sen quadro più sen quadro, quindi sen quadro di t mezzi più cosen quadro di t mezzi. Adesso cosa facciamo, ragazzi? Dividiamo numeratore e denominatore per cosen quadro di t mezzi. Quando andiamo a dividere sia numeratore che denominatore per cosen quadro di t mezzi, cosen quadro diviso cosen quadro fa 1, sen quadro diviso cosen quadro va tangente al quadrato. Poi qui cosen quadro, coseno accoppio con questo e fa 1, un coseno accoppio con questo e viene una tangente, quindi questo è uguale a 2 tangente di t mezzi diviso tangente al quadrato di t mezzi. Trovate? Tutti quanti? Ma tangente di t mezzi abbiamo posto uguale a x, quindi questo è uguale a 2x tra x uguale più. Ok? Quindi quello in generale cosa diventa? Diventa l'integrale. Vediamo
integrale. Allora, quando t, aspetta, no, no, da cambiare anche l'estrema integrazione, stiamo facendo una trasformazione. Quando t è uguale a pi greco mezzi, t mezzi è pi greco quarti, d'accordo? Quindi la tangente di pi greco quarti è 1, quindi x assume la valore 1. Quando t è uguale a pi greco quarti, la tangente dice la tangente di pi greco ottavi. C'è il tangente? Sì. Tangente di pi greco. Poi a posto del seno dobbiamo metterci 2x fratto x quadro più 1, siccome lo sta l'inverso lo scrivo x quadro più 1 fratto 2x per dt 2 per 1 fratto 1 più x quadro in dx 2 se ne va, x quadro più x quadro più si semplifica 1 su x, l'integrale su x che è il logaritmo, l'integrale tra tangenti di due lontani di 1, quindi logaritmo è negativo, quindi diventa positivo, quindi ci troviamo che la lunghezza di una curva è la quantità positiva, d'accordo? Bene, ok, grazie. Allora, grazie per A maggiore di 0 sia rho A pesce 2 punti l'applicazione che a teta appartenente a 0 pi greco mezzi
associa A cosen teta senza parentesi A cosen teta più 1 su A sin teta. Una domanda: per quale valore del parametro A la curva che in forma polare è rappresentata così? Guardate ragazzi, spieghiamo un po'. A lunghezza minima, definizione di curva espressa in forma polare. Lui aveva segnato soltanto la distanza del punto dall'origine. Con questo simbolo, cosa stiamo denotando? Diciamo qui, ripetiamo, diciamo questo simbolo, due punti, che a teta appartenente a 0 di greco mezzi, associa, ricordate, se c'è una funzione assegna, se assegna una funzione ρ positiva di classe C1, a questa viene associata una curva regolare che ha componenti ρ di teta coseno di teta, ρ di teta seno di teta. Quindi avrai, questo è tutto ρ di teta, quindi aperta tutta A coseno di teta più 1 su A seno di teta più sa per la cosina di teta, virgola, la stessa cosa per sia di teta, tutto trovate? Con questo simbolo stiamo denotando questa curva. Allora, ogni volta che ti stati A maggiore di 0 ottieni una curva. La curva dipende da A. Allora la domanda è: tra tutte queste curve, qual è quella che ha lunghezza minima? Esiste. Allora, la prima cosa da fare è calcolarsi la lunghezza della generica curva rogonale. E poi andiamo a vedere qual è, tra queste qui, qual, tra queste lunghezze qual è la più piccola. Come si calcola, ragazzi, la lunghezza di una curva quando espressa in forma polare? Vi ricordate? L'integrale tra il b della radice quadrata di ρ al quadrato più ρ' al quadrato. Siamo qua, L di questa curva è uguale all'integrale tra 0 e pi greco mezzi della radice quadrata di rho a al quadrato più rho primo a al quadrato. Mettete la parentesi questa. In deteta, tutto in deteta, perché rho a dipende da teta. D'accordo? Abbiamo visto a lezione questo. Calcoliamo che l'integrale tra 0 e pi greco mezzo e la radice rho a, riscriviamo, cioè viene a cosen teta più 1 su a sen teta al quadrato
più, devo fare la derivata di ρ a, aperta tonda. Allora, a è una costante, la radice del coseno è meno seno, meno a, c'è un altro, meno a seno di teta, più 1 su a, la radice del seno è il coseno, al quadrato, se teta fuori della radice. D'accordo? Ci troviamo? Facciamoci questi quadrati. L'integrale da 0 e qui è da mezzo. Ragazzi, radice quadrata, vediamo un po'. Cosa c'ho? Io parlo a quadro cosen quadro teta. E qui ho a quadro sen quadro teta, quindi resta a quadro. Poi qui ho 1 su a quadro sen quadro teta. Più 1 su a quadro, cosen quadro teta, resta più 1 su a quadro. E poi c'ho il doppio prodotto, ma qua e qui hanno, qua c'è il col segno, la stessa cosa, qua col segno più e qui col segno meno, se va in teta. D'accordo? Ma questa è una costante, possiamo stare fuori dell'integrale, quindi è uguale alla radice di a quadro più 1 fratto a quadro per pi delle commezze. Lo trovate? Che è uguale. Questa cosa viene? Viene alla quarta più 1 fratto a quadro. A quadro la porto fuori, quindi mi viene radice di alla quarta più 1 più 1 tutto diviso. No, quello sotto la radice questa cosa. È positivo, quindi radice di A quadro è A. Diviso, c'è solo c'è una radice quadrata. Diviso A. Per pi delle commezze. Ogni volta che fissate A, la lunghezza della curva rho A è data dalla radice di A alla quarta più 1 fratto A per pi greco mezzi. Allora, devo sapere qual è la curva di lunghezza minima. Cosa devo fare? Consideriamo una funzione. Chiamiamola G, per esempio. G. Tale che A ad A appartenente a 0 più infinito aperto, più infinito, associ radice di alla quarta, associ con la freccia, radice di alla quarta più diviso a per più primo mezzo. D'accordo? Vedete se questa funzione ammette il minimo. Cosa facciamo? Calcoliamo la derivata prima. Calcoliamo su G prima di A. C di A. È uguale. Pi greco mezzi. Dobbiamo fare la derivata di un rapporto. Quindi viene in frazione. Al denominatore c'è il quadrato, il denominatore al quadrato. Al numeratore dobbiamo fare la derivata del numeratore. Cos'è la data del numeratore? Viene un mezzo per 1 sulla radice di a alla quarta più 1. Per la derivata di a alla quarta più 1 che sarebbe 4 per a alla terza. Però questo va moltiplicato per a. Quindi viene in A, cioè la tendenza di A alla quarta. Meno. No, sempre sul numeratore.
radice alla quarta più 1. La radice di A, per favore. D'accordo? Questo è uguale a allora. No, no, no. Allora, puoi semplificare questo? Allora, la casa di operazioni viene alla quarta, viene tutto 2 alla quarta, meno, quando questo per questo viene alla quarta, viene alla quarta più 1, meno alla quarta più 1, meno alla quarta più 1. Fratto. Fratto a quadrato per radice di scusa, a quadrato se meno 1, fratto radice di a alla quarta più 1, no? Vi trovate? È più e mezzo. Grazie. Che è uguale, poi 2 alla quarta meno la quarta fa alla quarta, è uguale a alla quarta meno 1 fratto al quadrato per radice di alla quarta più 1 per pi greco mezzo. Ragazzi, tutto il segno della derivata dipende dal numeratore, perché il numeratore è positivo, dipende dal numeratore. Sarà maggiore di 0, maggiore o uguale di 0 quando è alla quarta, meno 1 è maggiore o uguale di 0. D'accordo? Quando è che alla quarta meno 1 è maggiore o uguale di 0? Quando A o è maggiore di 1 o è maggiore di meno 1. Però noi stiamo, la nostra funzione definita per A maggiore di 0. Quindi qua sta 0, qua sta 1. Quindi la derivata sarà maggiore di 0 quando A è maggiore di 1. Quindi da 1 in poi la funzione è crescente. Tra 0 e 1 la funzione è decrescente, quindi il punto di minimo è A uguale a 1. Quindi la curva di lunghezza minima la ottenete prendendo A uguale a 1. Quindi prendendo ρ uguale cosen θ più sen θ. Quindi A uguale a 1. E quindi ρ uguale cosen θ più 1 più sen θ. D'accordo? Questa è la curva, tra tutte le curve assegnate, questa è la curva di lunghezza minima. E quant'è la lunghezza minima? Vedete qui, A è uguale a 1. Ma qua dentro, scusa. Se prendiamo uguale a 1, cosa viene? 1 più 1, 2, radical 2 per pi greco mezzi. Questa è la lunghezza minima. D'accordo? Thank you.
sia gamma due punti a t appartenente all'intervallo 0,1 associa freccia aperta tonda l'integrale tra 0 e t di e elevato a 2s 2 per s aperta tonda per quindi e alla s per il seno di sen quadro no e alla s per il seno di scusate per il seno di s quadro più il coseno di s quadro chiusa parentesi in s virgola scusa la prima parentesi era un po' più grande di questa virgola integrale tra 0 e t di e alla 2s aperta tonda e alla s coseno di s quadro meno seno di s quadro in s chiusa d'accordo calcolare la lunghezza di gamma d'accordo questa è la nostra puntata. Le componenti sono le funzioni integrali. Allora, vediamo L di gamma è uguale. Ricordiamo la definizione integrale tra 0 e 1 della norma. Allora, gamma primo di t. Tutto il punto qui è calcolarsi gamma B. D'accordo? Chi è gamma primo? Chi è l'elevato di questa funzione? E chi è l'elevato di questa funzione? Chi è l'elevato di questa funzione? Non è altro che la funzione integrale dove al posto di S ci mettete T. Questo è uguale allora, integrale tra 0 e 1 radice quadrata quindi la derivata la prima componente di questa funzione integrale la derivata di questa prima componente è la funzione integrale dove al posto di s quindi e a 2s aperta tonda S è alla S cioè abbiamo T scusate è alla 2 T per alla T seno di T al quadrato più coseno di T al quadrato chiuso tutto questo tra parentesi ancora no al quadrato più la seconda cosa per la seconda componente chi è la seconda componente è la funzione integrante calcolata per s uguale a t e allora 2t per t e a t così di 4 d'accordo? Questo è l'unico punto più delicato, il resto sono punti.
Allora, chi è? Quando si fa il quadro? E alla 2t, elevato al quadrato a quanto è? E alla 4t. Qua c'è un altro e alla 4t, lo portiamo fuori e viene l'integrale sanziale. Facciamo uguale. L'integrale tra 0 e 1 di e alla 2t. Per la radice. Ma vediamo un po', ragazzi, devo fare e seno di t quadro al quadrato, e qui poi ho e alla t coseno di t quadro al quadrato. Questa cosa viene qua, e alla 2t sen quadro di t quadro, qua verrà più e alla 2t coseno quadro di t quadro, quindi cosa resta? E alla 2 più t. Vedo là? Fai il quadrato di questo, più il quadrato di questo, è proprio e alla 2 più. Poi la stessa cosa, vedete, il coseno di t quadro, guardate questo, coseno quadro di t quadro più sen quadro di t quadro è 1. Ora ci sono i doppi prodotti, però si elidono, perché una volta che io abbiamo fatto il segno mio, però radice quadrata in t. Li trovate? Adesso ragazzi, chi è la derivata di e alla 2t più 1? Chi è la derivata di e alla 2t più 1? E due volte e alla 2t. Quindi qua ci sta quasi la derivata. Per ottenere la derivata, dividiamo per 2 e moltiplichiamo per 2. Questa è proprio la derivata di questa qui. D'accordo? Quindi questa è integrale del tipo f all'alfa per f' in dx. D'accordo? Quindi questo è uguale a un mezzo. Quindi chi è la primitiva di questo? Questo è a 2t più 1. La parentesi. Questo sarebbe a 2t più 1 elevato a un mezzo. La primitiva chi è? Un mezzo più 1, 3 mezzi. Elevato a 3 mezzi. Elevato a 3 mezzi. Per 2 terzi. Calcolato tra 0 e 1. Due e due si semplifica, quindi un terzo nel punto 1 viene e al quadrato più 1, nel punto 0 questo viene 1, quindi meno 2, no scusate, sono scusate, scusate. E allora più 1 elevato a 3 mezzi meno 2 elevato a 3 mezzi. Qui sarà niente di qua e questo è il risultato. D'accordo? No, grazie. Sia gamma due punti a t appartenente 0,2 a s
associa aperta tomba t virgola 3t. Ragazzi, le seguenti affermazioni io la darò una sola è vera, d'accordo? Quella individuale, quella che è vera. Allora, A, gamma non è regolare. B, gamma espressa in termini della scissa curvilinea. La lunghezza di gamma C, siamo arrivati a C, sì. La lunghezza di gamma è maggiore di 8. D, il versore tangente a gamma nel punto un mezzo nel punto un mezzo tre mezzi un mezzo e tre mezzi è il vettore 1 su radical 10 3 su radical 10 è 1 su radical 10 3 su radical 10 è il versore tangente a gamma del punto 1,3 non esiste. F, gamma non è semplice. E non è chiusa. Gamma è chiusa. G. Sostegno di gamma è dato a questa punta. Ragazzi, questa è un'occasione per rivedere tutte le definizioni che abbiamo fatto sulle curve. Una sola è quella vera. Partiamo dalla prima. Gamma non è regolare. Qual è la definizione di curva regolare? Una curva regolare se è di classe C1 e il vettore φ' di t non si annulla mai. D'accordo? E in questo caso. È di classe C1 la nostra curva? Sì. Questa funzione è di classe C1. Classe C infinita. Credi è di classe C1. Classe C infinita. E quindi? È di classe C1. Poi, quanto vale la derivata di gamma? La di T è 1. La di T è 3 e 1,3. Se annulla mai il vettore 1,3 è nullo? No.
Quindi la curva è regolare? Sì. Quindi la mia proprietà è falsa. Seconda proprietà. Gamma espressa in termini della scissa curvilinea. Cosa vuol dire che è espressa in termini della scissa curvilinea? Vi ricordate? Che la curva regolare e la norma di gamma prima deve essere uguale sempre a 1 per ogni t appartenente a b. Ma gamma prima quant'è qui? 1, 3. La norma di gamma prima quant'è? Radice di 10. Quindi espressa in termini della scissa curvilinea. Anche la seconda proprietà è falsa. Poi la lunghezza di gamma è maggiore di 8. Come si calcola la lunghezza di una curva di classe C1? Integrale tra A e B della norma di Φ' di T. Quindi è l'integrale tra 0 e 2 della, come si chiama? Della radice di 0,1, 2. Allora, tra 0 e 2 della radice di 10. D'accordo? Ma la radice di 10 è più piccola di 4. Quindi quella verrebbe due volte la lunghezza, due volte la radice di 10. Ma la radice di 10 è più piccola di 4. 4 e 4 fa 16. Quindi la lunghezza è minore di 8. 2 radice di 10 è minore di 8. Quindi anche questo è falso. Il versore tangente a gamma del punto 1 mezzo e 3 mezzi. Il versore tangente è 1 sul radical 10, 3 sul radical 10. Chi è il vettore? Il vettore tangente chi è? 1, 3, abbiamo visto. Per vedere il versore dobbiamo normalizzarlo, dobbiamo dividerlo per la norma della sua derivata. Abbiamo visto la radice di 10. Quindi è proprio 1 su radice di 10, 3 su radice di 10, quindi questa risposta è esatta. Questo è vero. Proviamo anche a fermarci qui, perché le altre sono false, però continuiamo. Il versore tangente a gamma del punto 1 terzo non esiste. No, non esiste, perché la curva è regolare. D'accordo? Quindi è falsa questa proprietà. Gamma non è semplice e non è chiusa. Che non sia chiusa è vero, gamma non è chiusa. Infatti nel punto 0 vale 0, vale 0, 0. Nel punto 2 vale 2, 6. Quindi non è chiusa. Però dice anche non è semplice. È vero, non è semplice. Cioè, no, perché ragazzi, questa è ovviamente semplice questa qui. Perché se andate a T1, valore diverso da, se prendete due punti, T1 e T2, continuo diverso da T2, sicuramente la prima componente della curva è diversa. Cambia. Se T1 è diverso da T2, gamma, la prima componente di gamma di T1 è diversa dalla prima componente di gamma di T2, perché la prima componente è T1, la seconda, nel primo caso e nell'altro caso è T2. D'accordo? Quindi la curva è semplice, quindi questa proprietà è falsa. Perché per essere vera doveva essere, non doveva essere semplice, non doveva essere chiusa. È vero, non è chiusa, però è semplice, quindi questa proprietà c'è una E qua, quindi è falsa. Gamma è chiusa, abbiamo visto che è falso, perché gamma non è chiusa. Falso. Ragazzi, qual è il sostegno della curva? Chi è il sostegno della vostra curva? Il grafico della funzione 3t con t appartenente all'intervallo 0,2. Vai, così falso. 0,2 è la lettera, è un segmento di grafico, il sostegno, che è il grafico della funzione 3t. D'accordo?
questo per alfa maggiore di 0 sia gamma alfa luce due punti a y appartenente all'intervallo meno 1 1 associa aperta tonda arco tangente aperta tonda y più 1 chiusa tonda all'alfa virgola y allora per quali valori di alfa la retta tangente a gamma alfa del punto diremo quarti 0 è parallela alla retta y uguale x che è la domanda ogni volta che avete che fissate alfa maggiorizzate la prendere una curva che è equazione arco tangente di y più 1 all'alfa y tutte queste curve passano nel punto pi greco quarti 0 poi sarete tra queste curve individuare se esiste la curva o le curve tali che la loro tangente nel punto pi greco quarti 0 è parallela alla retta y uguale x d'accordo? Allora, prima cosa dobbiamo vedere il punto pi greco quarti 0 a quale t corrisponde? Per quale t gamma alfa di t è uguale a pi greco quarti 0? Cioè pi greco quarti 0 è un punto del condominio della curva, ma corrisponde a quale t? Per quale t gamma a di pi greco quarti 0? Per quale t gamma di t è uguale a pi greco quarti 0? Quindi risolvere l'equazione, prima cosa gamma a alfa di t uguale a pi greco quarti 0 cioè equivalente a scrivere doppia freccia doppia doppia. Allora ragazzi, chi è gamma? Questa è espressione di gamma alfa. Quali due vettori sono uguali? Quando sono uguali tra i componenti, sono uguali tra di loro, le seconde componenti sono uguali tra di loro. Quindi questo è equivalente a scrivere che l'alfa tangente. Ma scusa ragazzi, non è y, non è t e y, ragazzi. Alfa tangente di y più 1 all'alfa deve essere uguale. E poi y sono uguale a 0 ci risolve questo sistema questo è immediato qua ti dice che y sono uguale a 0 vediamo se è vero qua y sono uguale a 0 la tangente di 1 e pi greco quarti d'accordo? Effettivamente il punto pi greco quarti 0 si trova sul sostegno della curva ed è raggiunto a questo punto all'istante 0 d'accordo? Quindi possiamo scrivere qui gamma alfa
di 0 è uguale a π con quarti. Ragazzi, proviamo. Tra queste curve vi vado a determinare quella più retta tangente in questo punto è pari all'asse di y di x. Dobbiamo calcolarci la retta tangente, o meglio, ci serve un vettore parallelo alla retta tangente a queste curve del punto π uguale 0, che è un vettore parallelo alla retta tangente dato da gamma primo. Gamma primo di 0, gamma primo di 0, per ogni a, che ci dà un vettore parallelo alla retta tangente e il punto gamma di 0. Quindi calcoliamoci gamma primo, la derivata di gamma alfa, scusa, nel punto y è uguale, aperta tonda. Allora, dobbiamo fare la derivata dell'arco tangente. Che è la derivata dell'arco tangente? 1 fratto 1 più l'argomento dell'arco tangente al quadrato. Quindi 1 fratto 1 più y più 1 alla 2 alfa. Per la derivata di y più 1 all'alfa, quindi cosa resta? Alfa. Dobbiamo fare la derivata di questa funzione. Quindi alfa per y più 1 all'alfa meno 1. Alfa e moltiplica y più 1 tra parentesi all'alfa virgola. La derivata di y quant'è? È 1. Chiusa parentesi. Questo è per ogni y appartenente a meno 1, 1. Dobbiamo calcolarci gamma alfa, la derivata di gamma alfa del punto 0. Calcoliamo gamma è uguale. Allora, se il torto non è 0, questo viene 1 più 1, 2, un mezzo. Viene, allora, aspetta tu, viene un mezzo alfa. Mezzo alfa, virgola 1. Trovate? Quindi per ogni alfa, alfa mezzi 1 è un vettore parallelo alla retta tangente a gamma alfa nel punto gamma alfa di 0, cioè nel punto π quarti 0. D'accordo? Ragazzi, chi è un vettore parallelo alla retta y uguale x? Il vettore 1, 1, 2, 2, 4, 4, quello che volete voi. D'accordo? Adesso prendiamo il vettore 1, 1. Il vettore 1, 1 è parallelo alla retta y uguale x. Trovate? Gamma prima. Porta 1, 1. È un vettore parallelo alla retta y uguale x. Quando sono due vettori v e w, quando è che sono paralleli tra di loro, ragazzi? Se soltanto se v è uguale a beta w, esiste un beta tale che v uguale a beta doppia v si differiscono per una costante, per uno scalare alfa moltiplicatore. D'accordo? Allora, per trovare la condizione, questa è la condizione, quindi deve essere alfa mezzi, lo scriviamo la retta tangente a gamma alfa in π quarti 0
parentesi vuota, è parallela alla rete y uguale x se e soltanto se esiste il beta verso il 0, tale che quando è qui, parentesi come, non so. Alfa mezzi 1, alfa mezzi 1, tra parentesi come, è uguale a beta 1. Cioè se soltanto 6 equivalente, non per legge. Alfa mezzi uguale beta. Beta sotto, sotto. Sistema, sistema. Beta uguale. Due cose sono equivalenti, sono una seria componente uguale alla prima, la seconda uguale alla seconda. A cui la teoria che abbiamo detto, stiamo nella prima. Otteniamo alfa uguale, questo qua è da scrivere alfa uguale, d'accordo? L'unico caso è quando alfa è uguale a 2.